Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vorrei farvi fare un giro nella zona nella quale abito, che è una zona, diciamo, un pochettino meno sviluppata della città, che però vi fa vedere pure un'altra faccia della Cina. Prima di iniziare però vorrei aggiornarvi sulla situazione coronavirus qua a Shenyang. Se vi ricordate, ci eravamo lasciati con l'ultimo video nel quale vi avevo spiegato che era tornato il virus in città con due positivi. Ad oggi i positivi sono 4, quindi c'è stato un incremento di 2 positivi ed è da 4 giorni che a Shenyang non vengono registrati nuovi positivi, quindi questa è una grandissima notizia. Si è appena conclusa la campagna di tamponi, che è iniziata 2 giorni fa, e in 2 giorni sono state tamponate circa 1 milione di persone in 4 quartieri. Il governo di Shenyang è riuscito a controllare il contagio e questa è una grandissima notizia, perché si potrà ritornare a una vita, diciamo, più normale nei prossimi giorni. Detto questo, è pure interessante il dato sui vaccini. Io dovrei farlo mercoledì prossimo. In questo momento sono state vaccinate circa 2 milioni di persone a Shenyang. Comunque sia, qui lo sforzo che fa il governo per non avere casi è incredibile. Ovviamente è tutta una filosofia diversa rispetto a quella europea, perché comunque se c'è un positivo questo va all'ospedale al 100%, o asintomatico no, viene data una cura, così al 100% non si possono manifestare dei sintomi gravi. Sono tutte delle piccole accortezze che però sono molto impegnative, ma che lasciano il paese in totale sicurezza. Ora, perché ho queste scarpe qua particolari? Sono una marca cinese, sono veramente comode, le ho pagate pochissimo. Cos'è successo? 3 settimane fa sono andato a giocare a calcio, il 30 aprile, e ho preso una storta, una distorsione. Nei giorni successivi non ci ho fatto molto caso e niente, ora dopo 3 settimane mi fa male. Ho girato 3 ospedali, 4 ospedali, e questo comunque fa capire il fatto che l'epidemia è solamente in un punto della città, perché tutto ha funzionato a meraviglia. Posso camminare, ma non posso fare sport, non posso fare calcio, non posso correre. Devo stare in questa condizione per circa 3 settimane, un mese. Però è importante capire che con tutto che c'è l'epidemia in corso, che qua si parla di 4 positivi, comunque gli ospedali, la vita continua normalmente senza nessun tipo di problema. Inoltre, visto che è da ben 4 giorni che non si registrano nuovi positivi e qui non sono i tamponi fatti come in Italia, così così ne facciamo 200.000 oggi, sono tamponi mirati per scoprire asintomatici. Cioè, è cambiato il modo di fare vedere le notizie. Ora non si usano più musiche drammatiche molto forti e intense, ma si usano delle canzoni molto più, delle musiche, delle melodie molto più serene, molto più tranquillizzanti. Questo dà al cittadino una percezione molto importante, ovvero che il governo sta funzionando bene, il controllo dell'epidemia è efficace e che il cittadino stesso sta contribuendo a bloccare il contagio e tornare subito a una vita normale. In pratica qui è come se fosse un gioco. Il governo dà delle regole, che sono pochissime, mettere la mascherina, usare il QR code, fare quello, e il cittadino paradossalmente si sente gratificato dai successi che vengono ottenuti. Questa cosa fantastica, incredibile. Toma. Igizo, Pugasoni. Questi qua sono i Rickshaw 2.0, sono delle piccole camionette elettriche che vanno abbastanza spedite, che sono molto utilizzate in queste zone perché le strade sono molto piccole rispetto ad altre parti della città.
essendo elettriche hanno pure un costo irrisorio, costano meno del taxi e arrivi subito in una parte determinata del quartierino. È veramente figo. Igezo. Ovviamente si paga tramite WeChat scannerizzando questo QR code. Zaijiao è qui, eh? Sì, sì, no? Bye bye. Ho pagato solamente 6 yuan, Liu Kuai. Questa è una zona che possiamo definire in questo momento povera, poco sviluppata, ma che sta avendo uno sviluppo. Infatti stanno costruendo la metropolitana e diventerà una zona sempre più collegata al centro città. Però adesso voglio tagliarmi i capelli e voglio andare in un posto nuovo. Vediamo cosa troviamo qui. Perché c'è anche una scuola qua vicino, una specie di istituto tecnico, professionale, però che viene fatto dopo il liceo. Sì, ma non è un'idea. Ma tu fa 1000. 1000? Sì. Sì, sì, bye bye. Bye bye. Allora, capelli tagliati, li ho lasciati lunghi sopra, l'ho accorciato qua un bel po' i lati, ho pagato 28 yuan, quindi circa 3,30€, 3,40€, e niente. Comunque, questa qui è una zona che ha tutto, perché abbiamo ristoranti, fuoco, gelateria, abbiamo altri ristoranti, in fondo c'è un fast food, c'è la banca, quindi è una zona abbastanza fornita. Qua prima c'era un McDonald's che hanno chiuso. Adesso, prima che faccia buio, vorrei farvi vedere due posti, perché qua ci sono tante case popolari in questa zona. È un po' come, che so, quelle zone italiane, come, che so, lo Zen, Scampia, Quarto Giaro. Quindi c'è un bel parco, c'è anche un bel campetto dove si può andare a correre. La cosa bella però è che non c'è delinquenza, non c'è microcriminalità, la gente sta bene, io ho una vita molto normale e questa è la cosa che mi piace un sacco di questo posto, perché è una Cina diversa da quella che vi viene raccontata da molti altri youtuber su YouTube, ma è una Cina vera che però non ha niente da invidiare a quell'altra faccia della medaglia.
qua c'è un mercato che proprio si chiama, che in realtà è un posto in cui si mangia, infatti si chiama Sears Meish Guanchan, quindi è la piazza del cibo. Molto caratteristico, si vendono anche i vestiti, e in quella parte là ci sono tante cose da mangiare, molto caratteristiche. È una zona molto semplice, però dove non manca niente, è un mini mondo che in altre parti del mondo, in Europa specialmente, in America diventerebbe qualcosa di forse veramente brutto da vivere, dove invece si vive veramente in estrema tranquillità, si sta veramente molto bene. Certo, non ci saranno miliardari, non ci sarà gente ricca, non ci sono dei Lamborghini, eh? Abbiamo Audi, marchio cinese che non conosco, BMW, Honda, Volkswagen. Comunque non manca proprio niente. Super mega farmacia, super mega ristorante, vari negozi che sono di abbigliamento, tabaccherie, altri ristoranti. È tutto molto assortito. E comunque ho anche un po' di fame ora. E comunque considerate che sono a circa 16-17 km dal centro. Poi mi fa impazzire che qua giocano a badminton in mezzo alla strada, è una cosa fighissima. Sono proprio contento che ci sia l'illuminazione, perché non sono mai venuto qui di sera e quindi mi ha fatto molto piacere farvi vedere questo campo sportivo, purtroppo un po' malandato, però pieno di persone, molto vivo, veramente molto vivo. Ma è incredibile, questi qui hanno addirittura montato un piccolo negozio di abbigliamento dentro il campo, fantastico. Avete appena visto degli anziani allenarsi con delle attrezzature particolari che sembrano quasi delle giostre per bambini. Non sono giostre per bambini, in realtà sono degli strumenti messi in tutti i parchi della Cina, dentro i residence, in ogni residence dove abito io ci sono pure queste strutture, questi elementi, chiamiamoli così, per permettere ai giovani, agli adulti, ma soprattutto agli anziani di fare movimento. E gli anziani, non l'ho mai visto in altre parti del mondo, gli anziani qua in Cina sono ossessionati dal movimento. È quasi una malattia positiva, cioè hanno bisogno ogni giorno di fare sport, ballare, muovere il corpo.
potete vedere è una piazza che non è, anzi è un parco che non è tutta questa grande figata. C'è qualche idea interessante, come ad esempio una fontana che non è una fontana. Però la cosa bella è come viene vissuta dalle persone che abitano in questa zona. Cioè è piena ogni sera, piena di bambini, piena di nonni, ed è un'atmosfera veramente bellissima. Tra l'altro gli anziani vengono qui proprio per allenarsi, è veramente un'atmosfera fantastica. Adesso andiamo a mangiare.一点点啊，你放一点点。那我要茄子，烧烧油啊。哎，肉段，肉段。 Allora, qua abbiamo riso, poi abbiamo qua delle buonissime melanzane fritte e questo è maiale in agrodolce con cipolla e carote. Ora, come al mio solito, mettiamo un po' di peperoncino abbondante. Ok. E poi a me piace molto mettere un po' di salsa di soia sul riso, anche se i cinesi mi prendono in giro, ma fa niente. E voilà. Indovinate quanto è costato? Scrivetelo nei commenti. Questo piatto, quanto è costato? Riso, melanzane e maiale. Alla mancaca. Ah, sono già aperte, eh? Ok. Assaggiamo le melanzane. Questo posto è veramente molto buono. Questo piatto si chiama Hefan, ovvero in teoria è il riso in scatola, se non sbaglio, cibo in scatola. A me fa impazzire. Poi qui il riso è come se fosse il pane da noi in Italia. Detto questo, vi invito a iscrivervi al canale, lasciare un commento, magari cercando di indovinare quanto è costato questo piatto, e condividete il video se potete. E niente, ci vediamo al prossimo video. Spero vi sia piaciuto, eh? Anche perché ho fatto dare una cina un po' diversa. Ciao.